Prima di tutto ci tengo a precisare che non sono io che sono basso, cioè sono basso, ma non così basso. Comunque sia, oggi andremo a vedere un piccolo pezzo del mio studio di registrazione. Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Mi raccomando, sto ancora mettendo a posto le cose, l'audio non è ancora perfetto, lo so, mi sto procurando un microfono, qualcosa di meglio, quindi sto facendo delle prove, quindi se vi chiedete perché una maglietta del cazzo e il microfono messo a cavolo, perché sto facendo le prove? Non so se si sentirà l'eco, spero veramente di no, anche perché non ho altro modo di registrare questo video, devo registrarlo tutto adesso. Quindi, siccome sto facendo uno sforzo perché veramente sto carico di lavoro così e non ho il tempo di farlo, arriviamo almeno a un 2000 like, 2500 like, anche perché oggi faccio una cosa veramente utile. Oggi infatti vedremo come costruirci da soli un monitor. Sembra una stupidaggine, però è così. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella con tutte le notifiche, iscrivetevi alla pagina Facebook e al gruppo SOS PC Tech Review dove rispondiamo e diamo una mano a tutti. Detto questo, cominciamo. La cosa più importante, perché a me serve davvero tanto, che sembra che sto guardando in alto, ma perché la telecamera è effettivamente in alto, io sto effettivamente in basso. La cosa più importante per me è appunto cercare di stare a fuoco il più possibile, che era il problema che avevo con la vecchia macchinetta, la 550D. Adesso ho una Sony Alpha, mette a fuoco molto meglio, ma io ho un obiettivo completamente manuale, di conseguenza non so mai se sto a fuoco oppure no. Lo schermo è lontanissimo, anche se si gira non posso vederlo, quindi l'unica cosa che ho, e che voi sicuramente starete vedendo adesso a video delle immagini, è un piccolo schermo fatto veramente a casaccio a fianco a me, che voi adesso voi lo vedete tra l'altro all'angolo dove sto indicando io, che praticamente mi aiuta moltissimo nel fuoco, cioè mi dice se sto a fuoco oppure non. In questo momento sto a fuoco neanche tanto perché poi io non sono capace, ma quello è un altro problema. Costruire uno schermo del genere, quanto può costare? Diciamo, questo schermo alla fine ti costa circa 30 euro farti uno schermo del genere ed è comunque un 15 pollici in HD, che non è male. Ma come l'abbiamo ottenuto? Molto semplicemente, è possibile acquistare su internet delle board che si chiamano controller board for the monitor. Te ve lo dico tutto in inglese. Praticamente che fanno queste controller board? Queste praticamente si attaccano ai pannelli, che sono poi quelli che ti danno l'immagine, e tra virgolette gli danno delle funzionalità, cioè li rendono a tutti gli effetti dei monitor. Perché devi comprare questa cosa qui? Sicuramente quante volte a molti di voi vi si sono bruciati fior fiori di portatili, magari bruciata la scheda madre, via il portatile da buttare. E invece no, perché il portatile, se si brucia la scheda madre, ha sempre un pezzo che è possibile recuperare, oltre ai vari hard disk, RAM, eccetera, eccetera. Il monitor, infatti, quel bel monitor che voi utilizzate, che molto spesso sui portatili non è neanche così male, non è che una volta morto il portatile non è più utilizzabile, può essere disassemblato dal portatile e tramite di una di queste controller board riportato in vita. Adesso vi faccio vedere, penso, un pochettino di montaggio. Secondo i calcoli dovrebbe essere tutto molto semplice. Si prende il pannello, lo si gira così, poi si prende questo, lo si infila qui. Ovviamente è al contrario, poi si prende questo, che è tipo l'inverter, e si attacca qui, azzeccando la polarità, e anche qui diventa un pennellotto. Diciamo che va così, e questo poi ovviamente va messo nel suo posto, che è questo qui. Non schiacciamo sul pannello che già sta messo a pezzi. A questo punto gli diamo i comandi, che sono questi qui, che vanno inseriti qui. Magari è il verso giusto, che spero sia questo. E secondo la teoria, dopo aver messo tutti questi accrocchi più la presa della corrente, che spero basta, sto coso dovrebbe funzionare. Funzionerà? Boh. Cosa altamente probabile questo, vedete, si sta cominciando ad accendere, o perlomeno ci prova. Se riesco ad azzeccare il pulsante, si è. Voi non lo vedete, che si vede scuro come il cazzo, ma si è acceso. Quindi adesso infatti se io gli collego una qualsiasi cosa, e non ho la minima idea di cosa collegare, gli posso collegare questo computer, questo dovrebbe funzionare.
magari con una pulita e con un pochettino più di luminosità dovrebbe andare. Adesso però nel frattempo lo spengo. Se trovo il tasto dello spegnimento, come potete vedere ora ho un quadro perfetto del fatto se sono a fuoco o no. Posso anche avvicinarmi e vedere che non sto a fuoco, allontanarmi. Lì c'è la telecamera che voi vedete, adesso non vedrete mai perché c'è la telecamera che mi riprende, e qui praticamente c'è lo schermo per il focus ed è un bene. Per il momento quell'obiettivo è totalmente manuale, gli metto qua che è meglio, di conseguenza non riesco a comandarlo da qui, però sto provando a prenderne un altro, costa un po' di più, forse non è così luminoso, lo guardo là, anche se dovrei guardare alla fine dove devo guardare, non lo so dove devo guardare in camera per guardare voi, anche se alla fine comunque dovrebbe essere un pochettino meno luminoso, ma almeno la possibilità di controllarlo con tutte le luci che ho qua dentro dovrei stare a posto. Il risultato per il costo che ha è abbastanza soddisfacente, un portatile rotto costa veramente niente, soprattutto quelli con le schede madre bruciate ve li buttano appresso, 30 euro e comunque vi siete fatto un monitor discreto. Questa controller board tra l'altro ha HDMI, VGA e addirittura il contatto per l'antenna, quindi anche se volete vedere la televisione magari in camera o qualcosa del genere, può essere una soluzione molto utile. E devo dire che almeno in questo momento mi sta aiutando, perché io poi non sono per niente capace a fare questo mestiere, lo faccio, provo a farlo ma è veramente complicato, e invece così mi accorgo che è una bella mano, mi aiuta molto, ma ovviamente adesso lo sto utilizzando per questo qui. Pensate per esempio, non so, che magari vi si rompe il portatile, avete bisogno di un altro schermo, potete utilizzare questo come secondo schermo, può andare benissimo, magari a fianco al monitor, magari mentre da una parte giocate, su quest'altro magari ci potete vedere, non lo so, Facebook, Lanza, non lo so, YouTube, eccetera eccetera, come secondo monitor va bene. Ovviamente non è un monitor da gaming, questa controller board ha diverse pecche, l'input lag fa abbastanza pena, la gestione dei colori non è che sia un granché, se il monitor poi è particolarmente vecchio c'erano dei difetti, per esempio questo qui c'è una retroilluminazione pessima, anche perché poi l'inverter che ti danno è proprio lo schifo più totale, costerà 3 euro quell'inverter del monitor. Comunque sia, per fare dei piccoli lavori, cioè insomma per fare tra virgolette da ausiliario, ecco, da monitor ausiliario, può comunque andare bene. Una soluzione che vi consiglio: se avessi acquistato un monitor da 15 pollici probabilmente sarebbero partiti almeno 50, 60, forse anche 70 euro. Così ne ho spesi solo 30, visto che il portatile era rotto di qualcuno che non mi ricordo neanche chi me l'ha portato. Devo dire che la spesa, la spesa vale l'impresa, ecco, questo qui penso sia la frase più importante. Ovviamente non vi aspettate di avere il monitor migliore del mondo e che queste controller board facciano miracoli, però molto fa anche il pannello. Infatti poi stavo già vedendo di fare un progetto, però poi vedo che è troppo complicato. Detto questo, la parte più importante sicuramente l'avete vista e sentita male, perché sto io che parlo mentre lo monto e faccio del montaggio, quindi so che non è venuto granché bene. Però spero che questo video possa interessarvi, fatemi sapere se siete interessati ad altri progetti di questo tipo, i famosi progetti a basso costo, ecco, lo chiameremo così. Se siete interessati a qualche altro progetto di basso costo, basta che mi fate sapere. E niente, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!